Benvenuti amici sportivi del Grando Calcio Dilettanti. siamo qui in diretta dal Carlo Angeletti di Sinalunga per El Maestoso, Sinalunghese Foiano. Una partita dall'alta carica emotiva nel cuore dei giocatori e tifosi. All'andata si era imposta per 3-2 la loro squadra di Benedetti, grazie alle tete di Bruschi, Ruffini e Pareggi. A Argil nulla sono valse le marcature di Biaggi e Doca Bjorn. Importanti sono gli indisponibili da ambo le parti per i Rosso la grande assente è Doca Bjorn, mentre per gli amaranti Mostacci e Tenti non scenderanno in campo per questa partita. Ma ora andiamo alla lettura delle formazioni: per la Sinalunghese scenderà in campo con Marini, Ceci, Papa, Iboio, Corsetti a comporre la linea difensiva, Francesconi, Trombesi e Cavallini a centrocampo, dietro le punte Bucaletti e davanti Doca Brent e Aciaval. A disposizione di mister Algiri abbiamo Tizzone, Nassi, Leti, Venturini, Pinzuti, Casagni, Canapini, Aidini e Alessi, mentre per la nuova Foiano scenderà in campo con Bettoni, Nocentini, Vichi, Bruschi e Travaglini a comporre la linea difensiva. Rossi, Verdelli. E Catalano a comporre la linea di centrocampo mentre davanti Solomon, Rufini e Pavani avranno il compito di mettere in difficoltà la retroguardia rossoblù. A disposizione di Mister Zacchei abbiamo Sanarelli, Di Mambro, Rescigno, Romani, Romani, Pareggi, Gustavo, Prato, Mostacci e Tenti. Mostacci che, come abbiamo detto in precedenza, sta recuperando e insieme a Tenti da un. Un infortunio, entrambi i due infortuni hanno tenuto lontano i due giocatori dal campo di gioco. Sono nelle ultime quattro partite dalla ripresa del campionato per la Sinalunghese Lunghese di Mister Agili, sono arrivate due sconfitte proprio nelle prime due partite, poi un pareggio, eh, una vittoria e un pareggio arrivato nell'ultima partita contro il Terranova, mentre per gli Amaranto nelle ultime quattro partite sono tre sconfitte e un pareggio quindi un bottino non proprio ottimale per la squadra di Zacchei. Gli d'Argilia sono attualmente al quarto posto con 26 punti in piena zona playoff. lì a lottarsi un posto per tornare nel grande calcio dilettanti in Serie D, mentre per il Foiano una situazione non semplice. Gli Amaranto occupano attualmente il penultimo posto in classifica a quota 15 punti con solo 3 punti eh, sopra il Grassina, ricordiamo che la nuova Foiano, proprio nella seconda partita dopo la ripresa del, dei campionati, è uscito sconfitto proprio contro il Grassina per 0-2 tra le mura amiche. Ora ci fermiamo proprio un secondo, e tra pochissimo torneremo in diretta per vedere le squadre che entreranno in campo. Tutto è pronto per una giornata di grande calcio, Abriterà l'incontro il signor Gabriele Zangara della sezione di Catanzaro, coadiuvato dal signor Alchid Luzi e il signor Kevin Scano, entrambi della sezione del Valdarno. Stanno scendendo, come potete vedere dalle immagini, le entrambe le squadre in campo, si stanno disponendo per il saluto di inizio gara, naturalmente... È alta l'attenzione anche in tribuna e ha corso un grande pubblico qui al Carlo Angeletti anche grazie alle tribune nuove inaugurate proprio oggi qui allo stadio di Sinalunga. Naturalmente eh, l'incontro prevederà okay. grande carica emotiva ancora il saluto dei capitani fra Vichi e Marini tante emozione dunque in questo maestoso un derby che ha sempre regalato grandi emozioni, sempre una storia a parte, come diciamo tutte le volte. Eh, sappiamo tutti che queste partite hanno una storia a sé e noi siamo pronte qui per commentarle insieme. Foiano di Mister Zacchei attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi mentre da sinistra verso destra attaccherà la Sinalonghese di Argilli Amaranto in uh, maglietta proprio Amaranto e calzoncini neri Sinalonghese con completo bianco. Tutto è pronto, ultimi check alle porte da parte dei guardaline. Il signor Zangara sta andando a parlare proprio con il Capitano. Di entrambi gli allenatori, probabilmente per eh, chiedere una partita tranquilla, che sappiamo che non sarà semplice. Tutto è pronto, ultimo check da parte del direttore di gara e dunque via eh, il maestoso di Sinalunga. Primo possesso per gli amaranti. amaranto con Vicky che va subito lungo a cercare la punta, ma recupera bene la sino lunghese con Francesconi che innesca subito Cavallini. Chiuso da un ottimo recupero da parte di Solomon che se ne va via sulla destra. Attenzione a Solomon contro Papa. Scontro ad alta velocità tra i due. Ora Solomon prova ad andare al centro. Guadagna una buona rimessa laterale in zona offensiva. Parte subito forte il numero 7. Degli Amaranto, andato a guadagnarsi un'ottima rimessa laterale dopo un grande recupero a centrocampo. Pronto a battere questa rimessa laterale? Nocentini. Nocentini aspetta un movimento dei compagni che arriva. Proprio Solomon che scambia proprio con Nocentini. Ancora un 1-2 fra i due, ma il numero 7 del foiana era terminato in posizione di offside qui piccola ingenuità da parte dei calciatori di Zacchei dunque calcio di punizione per la sino lunghese caricato Federico Marini Ricordiamo, portiere dotato di un'ottima tecnica palla al piede Marini va a lungo a cercare un compagno di squadra recupera bene e la Cina a al centrocampo, ma è ancora Solomon a strappare via il pallone da un avversario e a far ripartire la manovra. Ora Rossi prova a mettere il pallone al centro dove Marini viene steso da Pavani. C'era anche posizione di offside da parte del numero 11 del Foiano. Provato subito Rossi a mettere questo traversone al centro, un pallone tagliato. Forse un po' troppo lento per lo stacco di Pavani, Marini era uscito in modo giusto per andare a intercettare il pallone. Ora Marini va su Papa che con lo scavetto va a cercare proprio Cavallini che va a lungo a cercare la corsa di Bucaletti ma recupera bene la retroguardia del Foiano, ora Bettoni fuori da pali, attenzione, rischio per Bettoni, il pallone rimane in campo, ancora Chaval, chiuso in modo egregio da parte di Travaglini, Solomon stacca per Pavani, ora Rufini, allarga il gioco sul Rossi ma il pallone è impreciso e recupera bene la sinalunghese. Lunghese. Attenzione ancora al Doca Brent che lotta su questo pallone, ma è bravissimo Solomon a recuperare la sfera e a ripartire. Attenzione, Solomon prova ad andare in slalom contro tutti, ah, viene esteso dal recupero di Doca Brent. Calcio di punizione per il Foiano. Batte corto la squadra di Mr. Zacchei. Ora Vichi torna da Travaglini. Ben disposte, entrambe le squadre in campo sono molto corte per cercare di non farsi sorprendere dagli avversari. Ora Rossi va a lottare sul pallone, fermato da Cecci. Rimessa laterale per il Foiano. Rossi con le mani, cercare un compagno di squadra con un pallone un po' impreciso. Verdelli prova a mettere ordine a centrocampo. Nocentini va al cross al centro, a cercare Pavani, Boio di testa, libera tutto. Ora Catalano, ancora Solomon, bravo con un sombrero a liberarsi di un avversario. Ancora Nocentini, prova ad andare al centro verso Rufini ma è bravo Marini ad uscire in presa bassa. Con le mani a bloccare la sfera. Papa, cerca di aiutare molto. I suoi giocatori. Zacchei urlando dalla panchina. Ora Bucaletti prova un gran pallone a cercare a Chaval che lotta ancora sulla sfera. Alla fine arriva Bruschi a liberare in falo laterale. Stava bravo qui a Chaval crearsi questo spazio a lottare con Travaglini. Poi arriva Bruschi a liberare tutto. Papa con le mani a cercare Cavallini, Cavallini contro Nocentini, che lo chiude in out, sarà ancora rimessa con le mani per la Sinalunghese. Papa verso Bucaletti che fa scorrere il pallone, attenzione, grande giocata da parte di Bucaletti, arriva dentro l'area. Poi manca All'ultimo il tocco per crossare al centro dell'area piccina di Bettoni. Brava qui la difesa Maranto a far scorrere il pallone sul fondo. Vichi. Travaglini. Gira su Bruschi che apre nella zona di Nocentini che ha un po' di spazio. Ora Catalano torna indietro. Da Travaglini cerca di far girare molto il pallone la squadra di Zacchei. Ora Verdelli prova il numero, ma non gli riesce. Rossi prova a recuperare il pallone. Ma è bravo Ceci a riconquistare la sfera. Ora subito il pallone in verticale. Da parte di Francesconi, vediamo scorso Derby era partito dalla panchina. ancora un giro palla da parte della rete. degli Amaranto. Nocentini prova il pallone nella direzione di Solomon, ma il pallone è impreciso e termina in out. Papa da Francesconi. Ancora Papa Francesconi, torna indietro dai Boio, ancora indietro da Marini. Corsetti, iniziato dal basso la manovra. La sino longhese. Corsetti prova ad andare lungo da Doca Brent. Bravissimo, Bruschi di testa ad andare da Bettoni. Che può bloccare senza problemi. Vichi cambio gioco a cercare Nocentini che tiene il pallone in campo. No, secondo il guardaline sarà dunque faro laterale per la Sinalunghese. Non altissimi ritmi in questi primi sette minuti di gara. Qui al Carlo Angeletti, temperatura ottimale, campo che permette un buon giro palla. Ancora la touche per la sino lunghese. Papa pa, pronto con le mani. Prova a andare lungo a cercare Cavallini che entra in possesso di palla. Attenzione ora Bucaletti all'interno dell'area di rigore. Libera Bruschi in qualche modo. Ora Solomon può far ripartire il foiano. Cambia tutto nella zona di Rossi che preferisce tornare indietro nella zona. Di Vichi Travaglini larga il gioco su Nocentini che prova il pallone in verticale a cercare Rufini. Ma è bravo Iboio a gestire la sfera e consegnare il pallone a Marini. Che poi pressato, costretto a buttare il pallone in fallo laterale. Foiano che si dispone con un 3-4-3. Con Bruschi, Vichi e Travaglini a comporre la linea difensiva, Nocentini, Catalano, Verdelli eh, e Rossi a comporre la linea di centrocampo e davanti Solomon, Pavani e Rufini. Nocentini rischia un po' con questa rimessa laterale, ma Travaglini può andare con tranquillità dalla parte di Bettoni, che cambia gioco nella zona di Rossi che aveva un po' di spazio ma non gestisce bene la sfera, la Sinanunghese recupera il pallone, Francesconi verso Corsetti, ancora Cecci in verticale a cercare Bucaletti, ma è brava ancora una volta la linea difensiva del Foiano a recuperare. Ora attenzione all'avanzata da parte di Nocentini, Rufini al limite dell'area viene chiuso da un grande intervento da parte della linea difensiva, poi Iboio va a stendere, in modo plateale Nocentini forse in modo anche un po' ingenuo qui c'era comunque l'uscita palla da parte della Siena Longhese e Iboio però non si è fermato nella sua rincorsa a fermare l'avversario per ah, avere qualche problema bruschi all'altezza ah, del quadricipite però è tornato in campo senza problemi sul punto di battuta troviamo Rossi e Rufini dai 25-30 metri. Ora Rufini va via, rimane l'unico sul pallone Rossi e sembra intenzionato ad andare verso la porta, va Rossi col sinistro, il palo clamoroso. Da parte di Rossi una punizione battuta benissimo da parte del giocatore del Foiano, gran brivido qui per la Siena Lunghese. Mi è sembrato che Marini abbia toccato il pallone davvero con la punta delle dita. Sarà dunque primo calcio d'angolo per il Foiano. Ma che brevido qui per la Siena Lunghese. Pronto, Rofini sul punto di battuta. Va al centro, cross non bellissimo, attenzione però all'allungo di Pavani per, se non ho visto male, dovrebbe essere Catalano che tutto solo all'interno dell'area piccola della Sinolunghese spara alto. Qui grande errore da parte, anzi no, Verdelli, è Verdelli che ha sparato alto da davvero un'ottima posizione. Doppio brivido dunque al decimo del primo tempo. Per la Sinalunghese, grande rischio, Forzetti prova a giocare il pallone, ma recupera bene Verdelli, che però commette fallo su Trombesi. Qui sembrava aver attaccato il pallone in modo corretto il numero 8 de del Foiano, non secondo il direttore di gara, che è andato a fischiare calcio di posizione sull'intervento di Trombesi Marini calcia lungo cercare a Sciaval che di testa va proprio da Trombesi attenzione a Trombesi sull'out destra Trombesi prova ad andare al centro il cross è sporcato da Vichi che può bloccare senza problemi su questo cross Bettoni Travaglini Vichi bravo nell'uno contro uno in precedenza a sporcare il cross da parte di Trombesi va attaccato bene l'area di rigore gli attaccanti della Sinalunghese ancora un errore da parte di Travaglini sul cambio di gioco, pallone troppo lungo a cercare Nocentini, rimessa con le mani per la Sinalunghese, Papa con le mani a cercare Brent. Libera la difesa del Foiano, ma torna in possesso di palla comunque la Longhese con il Boiò. Che prova a andare in verticale ancora. Brenti di testa chiude in modo egregio Verdelle a centrocampo che va da Solomon, che intaglia tutto il campo. Ma attenzione Rossi che scivola, ma riesce comunque a rimanere in possesso del pallone. Vichi ora pressato, decide di tornare indietro da Bettoni. Ancora Vichi, bravissimo in questa occasione. Bettoni con grande freddezza. Continuare a giocare il pallone. Ancora il pallone che arriva nella zona di. Bettoni, Vichi alza un campanile dove è bravo Verdelli a andare via in mezzo a due. Ancora Verdelli prova a entrare in scivolata ma perde il contrasto con Ceci che guadagna rimessa con le mani. Ora cerca di attaccare destra la sinalunghese dopo le due occasioni colossali da parte del Foiano. Ancora una rimessa con le mani questa volta però per Yamaranto. Rossi lascia l'incarico a Vichi di battere con le mani, si avvicina a Catalano, invece Vichi preferisce andare da Verdelli che cambia subito gioco nella zona di Nocentini che ha tanto spazio, ora si avvicina a Cavallini al numero 2 del Foiano, prova un pallone molto difficile, Nocentini recupera bene la difesa della Sinalunghese. bravo Cavallini nella gestione del pallone. Papa in verticale a cercare un compagno di squadra. Chiude ancora Bruschi, Nocentini. Prova a tenere il pallone in campo. No, non ci riesce. Sarà dunque rimessa con le mani per la Siena Lunghese. Papa scambia con Cavallini. Ancora Papa, Iboio Marini. Marini sbaglia il calcio e può recuperare Verdelli. Attenzione, Verdelli va da Rufini. Rufini ha un po' di spazio sulla tre quarti offensiva. Va da Rossi che può condurre il pallone. Ancora Rufini. Rufini prova ad accentrarsi. Prova il pallone a cercare Catalano. Ma recupera bene la difesa della Lunghese. Ora brutto errore da parte di Bruschi e può concedere spazio a Bucaletti che. Non affonda il colpo sulla retroguardia degli Amaranto, preferisce tornare indietro, ancora Bucaletti, entra Solomon in scivolata sull'asse. Papa Bucaletti non è rimessa con le mani. E si è buttato in terra Bruschi. L'avevamo visto in precedenza, a eh, toccarsi il quadricipite in modo. Piuttosto evidente e sembra essersi fatto male il eh, numero 4 del Foiano. Compagno di squadra chiama addirittura il cambio per lui. Vediamo se si prepara, preparerà qualcuno nella panchina del Foiano. Sì, anche il Mister eh, chiama il cambio. Vedremo se si posizionerà in modo diverso il Foiano. Ha iniziato la partita con il 3-4-3, come abbiamo detto in precedenza. Sì, sembra non esserci niente da fare per Bruschi. Dopo appena un quarto d'ora, sembra essere finito il suo maestoso. Ora Papa con le mani va da Iboio, che gira su Corsetti. Ceci ha tanto spazio per condurre il pallone Ceci in verticale a cercare Trombesi Che riesce a stoppare bene il pallone Doca Brent ancora Prova ad affondare all'interno dell'area di rigore Attenzione ancora a Doca Prende, Va sul fondo Prova il cross al centro col destro Ma pallone esce dalla linea di fondo Sarà dunque rimessa in campo per Bettoni Bettoni pronto a rimettere in gioco. Bruschi vorrebbe rientrare in campo. Ed è così. Bettoni va da Travaglini. Scambia con Vichi. Capitano, quest'oggi del Foiano. Ancora Vichi. Prova il cambio di gioco a cercare Nocentini. Che di testa spizza per Solomon. Attenzione, Solomon bravo ad andare via sui boio che è costretto a stendere il numero 7 Amaranto e probabilmente ci sarà anche il cartellino giallo per il centrale della Lunghese. Ed è così giallo, a mio avviso, giusto nei confronti di Boio che è andato a stendere l'avanzata di Solomon, che è andato via bene in velocità sul numero 4 Rosso Blu. Sembra avere anche qualche problema anche lui patto è stato sicuramente molto forte per il numero 7 però si rialza senza l'intervento dello staff medico Sul punto di battuta c'è Rufini Grenita la linea dell'area di rigore della Sinalunghese Ruffini va al centro a cercare Rossi ancora la traversa clamoroso qui ancora una volta occasione per la nuova Foiano Rossi Ru riesce a colpire al volo il cross mezzo al centro da Ruffini, questo era uno schema da parte della squadra di Zacchei e Rossi va a colpire proprio l'incrocio dei pali. Ancora una grande occasione. Mamma mia. Sono già due i legni colpiti da Rossi. Nacentini prova ad andare al centro da Rufini. Chiuso da Corsetti. Libera di testa Francesconi. Poi Catalano. Chiude l'azione del Foiano sparando alle stelle. Attenzione che questa volta è Solomon che si stende a terra e sembra essere molto dolorante. Ora un cenno di ok da parte di Bruschi. Due i legni compiti da parte di Rossi. Uno, bisogna dirlo, uno più bello di quell'altro. Uno di Mancino, da calcio di punizione. E uno di destro, su... il calcio di punizione messo in mezzo da Rufini. Di destro una bella girata da parte dell'esterno sinistro quest'oggi del Foiano che va a colpire l'incrocio dei pali dunque due legni e tre occasioni per il Foiano se la lunghezza è ancora impercettibile lì davanti dalle parti di Bettoni Corsetti. può portare palla indisturbato Corsetti va a lungo a cercare Aciaval chiude di testa Travaglini nella zona di Nocentini che preferisce tornare indietro dalle parti di Bettoni, che ha spazio per giocare il pallone, infatti va da Bruschi, ancora Bettoni, va a lungo a cercare Nocentini, vediamo se riuscirà a tenere il pallone in campo, no per l'intervento da parte di Cavallini, che chiude in out, rimessa con le mani per la nuova Foiano. Pronto Bruschi a battere questa rimessa, torna indietro nella zona di Travaglini, viene cercato molto questo giropalla quest'oggi da Alfogliano, riparte spesso da dietro per cercare l'uomo in più a centrocampo, Nocentini scambia con Solomon che non aggancia benissimo, però rimane comunque in possesso del pallone e riesce in qualche modo ad allargare nella zona di Catalano che può portare il pallone, Catalano va da Verdelli che non stoppa bene il pallone. E è costretto a commettere fallo su Francesconi, che si era frapposto molto bene fra uomo e palla. Corsetti. Conduce il pallone. Corsetti prova ad andare in verticale a cercare Cecci, ma fa buona guardia a Vichi. Ora Catalano torna indietro da Travaglini, che si prende un po' il rischio. Va un po' a chiudersi, ma gestisce bene la sfera. Poi stop non felice da parte di Rossi e concede rimessa con le mani alla Sinalunghese. Pronto Ceci a battere questa rimessa laterale. Va nella zona di Doca. Scambia con Ceci. Ancora Trombesi a lottare con due calciatori del Foiano. Poi arriva Verdelli a chiudere tutto e a concedere una nuova rimessa laterale per la Sinalunghese. Abietrà ha chiesto il pallone. C'era il pallone per battere la rimessa laterale, è arrivato ora per Ceci Ceci probabilmente andrà a lungo all'interno dell'area di rigore. Ed è così va a cercare Brent Travaglini libera sui piedi di Bucaletti che prova a chiudere il destro, ma libera la difesa del Foiano. Ora papa alza questo campanile nella zona di Rossi. Che va a saltare di testa. Trova anche Catalano Verdelli interviene sul pallone e Corsetti entra col piede a martello sulla gamba di Verdelli è rosso diretto per il direttore di gara intervento davvero brutto e duro da parte di Corsetti che termina qui il suo maestoso rosso diretto per il centrale di difesa di Argilli gamba molto alta da parte del numero 5 della Siena Lunghese su Verdelli sembra essere stato colpito addirittura da ad una spalla Solo bravo il numero 8 Amaranto ad andare alla conquista del pallone. Poi l'intervento da parte di Corsetti. Gamba molto molto alta da parte del numero 5 della Siena Longhese e a Rosso diretto per Corsetti. Sarà dunque dal ventiduesimo anzi 23 ⁇ del primo tempo un nuovo maestoso perché la Sino Longhese ora dovrà affrontare praticamente 70 minuti di gara 10 contro 11 un uomo in più dunque per il Foiano. Pronto sul punto di battuta. Vichi. Che gira su Bruschi. Ancora fuori. Verdelli per il colpo ricevuto da Corsetti. Però sembra poter rientrare. Colpo all'altezza della spalla. Vichi. Prende un po' un rischio. Vichi qui. Però riesce ad andare in verticale alla ricerca di Rufini. Ruffini tiene il pallone e prova ad andare da Catalano che apre il gioco dalla zona di Solomon, è bravissimo Papa a recuperare la sfera e andare via in velocità ma allo stesso tempo è bravo Nocintini a recuperare sul numero 3 della Sina Lunghese allora, applausi per Verdelli, riesce a rientrare in campo allora, Ascia Valva nella zona di Bucaletti che tiene il pallone ma è costretto di arretrare di almeno 20 metri. Iboio, Boio, Francesconi ancora Iboio si è abbassato a comporre la linea difensiva. Ceci accanto ai Boio e Trombesi si è spostato come terzino destro. Con Bucaletti che ha preso il suo posto a centrocampo. Un 4-3-2 dunque per la Sinalunghese che ora con questo pallone in verticale a cercare Doca Brent riesce a guadagnare una rimessa con le mani. Trombesi, Bocaletti, ancora Trombesi. Trombesi conduce il pallone verso Cecci che prova la verticalizzazione di primo. Pallone completamente sballato da parte del numero 2, Rosso -blu. Pronto un cambio per Argilli. Vichi va da Travaglini che gira su Bruschi. Ora la verticalizzazione a cercare ruffini che spizza verso Rossi. Ancora Rossi. Rossi prova ad andare via a Cecci, ma è bravo il numero 2 della sina lunghese a fermare il numero 6 Amaranto. Pronto Rossi con le mani. Va nella zona di Rufini ancora. Rossi mette subito il pallone al centro a cercare tutto solo Nocentini. Attenzione Nocentini col mancino. La parata di Marini. Attenzione Rufini 1-0. Foiano è proprio Rufini come all'andata a portare subito in vantaggio la squadra di Mister Zacchei. Un grande tapping da parte di Rufini. Dopo la botta esplosa da Nocentini di Mancino, bella che l'esultanza di tutta la panchina del Foiano. Tutti i calciatori. Ad incoraggiarsi, ad esultare per questo 0 a 1 ai danni della Siena Longhese. Dunque avanti il Foiano al 27esimo del primo tempo, per la Siena Longhese. Pronto subito il cambio, è pronto ad entrare l'Eti, è giallo anche per Argilli che si arrabbia molto con il direttore di gara. Direttore di gara ora a colloquio con Argilli. Probabilmente Argilli voleva fare il cambio prima del gol che ha subito da parte del Foiano, ma non c'è stato il tempo per poter effettuare la sostituzione. Richiama alla calma il direttore di gara Argilli. Pronto dunque il cambio, sembra dover uscire Trombesi. Ed è così, esce Trombesi ed entra Leti, dunque mette un terzino di ruolo Argilli al posto di Trombesi, termina dopo 26 minuti la sua partita. Ora eh, si fa complicata per la Sinlonghese sotto di un uomo, sotto di un gol qui al Carlo Angeletti servirà una reazione di cuore da parte degli uomini di argilli Braceci verticale a cercare Brent Francesconi, ancora Brent va da Bucaletti che scambia con Francesconi allarga su Leti Leti prova ad andare al centro ma la sfera è terminata in out secondo il guardaline secondo Keminskanu secondo assistente pronto con le mani Vicky bravo Leti ad intervenire di testa Doca scambia con Achaval però il pallone da parte del numero 11 della Siena Longhese è troppo lungo e dunque termina direttamente sul fondo fallo di fondo per la nuova Foiano trovato una reazione subito di rabbia la sino lunghese con questi palloni in verticale però non riesce a trovare il bandolo della matassa la squadra di argilli vichi va a lungo a cercare pavani che stoppa un gran pallone rossi verso verdelli apre tutto nella zona di nocentini che ha un po di spazio nocentini contro cavallini Attenzione, ancora Nocentini prova a mettere il cross al centro dall'altra parte a cercare Rossi che per un soffio non arriva su questo pallone, rimessa dal fondo per la Siena Lunghese Marini verso Ceci, ancora Ceci porta il pallone attaccato da Pavani che lo chiude in out, la rimessa viene assegnata alla nuova Foiano. Qui mi sembrava. Non ci fosse stato un nuovo tocco da parte di Cecci, ma secondo il direttore di gara c'è stato. Dunque rimessa con le mani per il Foiano. Rossi. Va da Pavani. Pavani protegge il pallone, viene esteso da Leti. Qui ci poteva stare il fallo per il Foiano. Un secondo il direttore di gara. Bravo Catalano qui a chiudere l'avanzata della Lunghese. Leti con le mani. Va da Bucaletti che si accentra, Bucaletti prova il numero su Catalano che recupera la sfera. Pavani, ancora a Catalano, Verdelli, steso da Bucaletti. Qui ancora commette fallo, si arrabbia un po' a Rossi per il fallo commesso da Bucaletti. Dolorante, veramente molto dolorante a terra Verdelli. Nuovo colpo preso sulla spalla destra, colpita su il fallo da Rosso, costato il rosso a Corsetti. Vichi pronto sul punto di battuta. Va Il cambio di gioco nella zona di Nocentini di testa va. Da Pavani che libera Rufini. Bravo, Iboio a chiudere tutto. Qui Pavani prova a recuperare la sfera. Ma va a contrasto a Caval. Che in qualche modo recupera. Qui nuovo errore da parte, nuovo errore da parte della linea difensiva della Siena Longhese, Pavani, Rossi prova a dare il pallone di ritorno a Pavani. Che non aveva capito le intenzioni. Da parte del suo compagno di squadra. Leti gira il pallone nella zona di Iboio. Papa. Tanto spazio qui, Papa può avanzare. Preferisce tornare indietro da Ceci. Iboio. Ancora Ceci. Si è abbassato molto il Foiano nella propria metà campo. Ceci prova pallone in verticale tra Vaghini tutto solo. Gestisce di testa nella zona di Verdelli che è bravo ad andare da Rufini. Poi completamente sballato il cambio gioco da parte di Rufini ma Nocentini riesce comunque a tenere il pallone in campo a guadagnare una rimessa con le mani, qui poteva e doveva fare molto meglio Rufini su questo cambio gioco. C'era tanto spazio da quella parte per Nocentini. Travaglini apre su Vichi, pallone un po' impreciso da parte del numero 5 del Foiano. Vichi va a vincere anche un contrasto, ma Bucaletti recupera un buon pallone sulla linea di centrocampo e torna indietro nella zona di Papa. I boio gira su Ceci, Ceci in verticale a cercare a Chaval. Chiuso con la punta del piede da parte di Vichi in falo laterale. Leti con le mani, cercare Doca Brent. Che si appoggia su Francesconi e prova ad aprire il gioco su Cavallini. Chiude tutto. Nocentini recupera un buon pallone Cavallini, ora Francesconi. In mezzo a tre, bravo Francesconi, si prende anche un po' un rischio. ceci Bucaletti, sull'auto di destra, prova ad andare via a Verdelli, che chiude in uh, falo laterale, Leti va nella zona di Achaval. Ancora Leti può andare a mettere il cross sul fondo, bravo Rossi a chiuderlo, ma sarà calcio d'angolo per Asino Longhese. 1 a 1. il conto degli angoli, uno per la Sina Lunghese, uno per il Foiano. Attenzione alle situazioni di palla inattiva, perché la scorsa domenica il Foiano ha subito due gol proprio da palla inattiva. Sul punto di battuta Leti. Leti va al centro a cercare i boio. Libera, nuovamente in calcio d'angolo la difesa del Foiano. Angolo battuto non benissimo qui da parte di Leti, un po' troppo basso. Ancora lui sul punto di battuta, Leti va al centro a cercare il boio, lo stacco di boio! Non colpisce benissimo, Pallone che va alto sopra la traversa. Qui sembrava non esserci stato il tocco da parte di un difensore del Foiano. Non secondo il direttore di gara che concede il terzo calcio d'angolo consecutivo alla Sinalonghese. Ancora Leti. Va ancora a cercare un compagno di squadra a Chaval. Non riesce a colpire bene la sfera. Aveva tanto spazio qui il numero 11 della Sinalonghese. Una girata non perfetta. Termina con il pallone sul fondo. Pronto un cambio anche per Zacchei. Probabilmente Verdelli non ce, non ce la fa a continuare il suo incontro. Ora è proprio un possesso di palla Verdelli che va in verticale nella zona di Rufini che riesce a tenere il pallone in campo. Rufini contro Ceci. Rufini prova ad andare nel 2 contro 1 ma viene chiuso molto bene da Bucaletti. Ceci da Marini che spara il pallone ma nella zona di Verdelli che... Con tutta calma fa girare nella zona di Bruschi. Nocentini. Si accentra Nocentini. Ha tanto spazio. Verdelli apre su Rossi con un po' di rischio. Attenzione però, qui Ceci recupera un buon pallone. E ne esca la corsa di Leti, che va in verticale a cercare a Chaval. Vichy può stoppare il pallone senza problemi. Poi va un cambio gioco troppo lungo nella zona di Solomon. Sarà dunque rimessa con le mani. Per uh, la Sinalunghese, cambio dunque nel uh, Foiano. Esce Verdelli che dopo il colpo subito da Corsetti non è più riuscito a recuperare ed entra Romani. Non cambia nulla per uh, l'assetto tattico del Foiano, Romani va a prendere il posto di Verdelli. Ora Chaval può proteggere il pallone ma recupera bene Catalano. Solomon va via, taglia tutto il campo. Solomon poi va nella zona di Rossi che non stoppa bene il pallone. Permette il recupero da parte di Bucaletti. A otto dal termine. Foiano avanti di un gol e di un uomo. Qui al Carlo Angeletti. Catalano non stoppa bene il pallone e recupera Bucaletti a Chaval. Prova ad andare via invece velocità, ma Catalano recupera. Poi larga su Bucaletti a Chaval che non riesce in uno stop facile. Il numero 10 della Sinalonghese. Pallone Dunque che termina il faro laterale. Catalano larga su Bruschi che va in verticale a cercare Nocentini. Bravo Papa di testa a chiudere in faro laterale. Si cerca molto da quella parte. Nocentini con questi cambi di gioco, palloni in verticale, spesso non facili da stoppare per il numero 2 del Foiano. Catalano, stop non felice, ma riesce comunque. A tornare da Travaglini che va ancora indietro, da Bettoni che ha spazio per rilanciare lungo, ma nella zona di nessuno. Leti, tanto spazio per poter stoppare il pallone. Marini, ancora Leti che qui ha tanto spazio per poter avanzare. Conduce il pallone il numero 14 della Siena Longhese, scarta un uomo e va da Bucaletti che ha spazio qui sulla destra. Attenzione a Bucaletti, prova ad andare al centro. Cross completamente sballato da parte del numero 10 della Siena Longhese. Bettoni può bloccare senza problemi. Catalano. Da Pavani. Prova il cambio di gioco ma sbaglia tutto Pavani. Francesconi, Iboio. Papa. Giro palla della Siena Longhese. Ancora Francesconi. In verticale a cercare Doca. Che sbaglia il tocco ad allargare il gioco. Pallone nel mezzo, nella zona di Cavallini e Papa. Dunque rimessa con le mani per il Foiano, con tutta calma va Nocentini, che cerca di far passare secondi. Bruschi, catalano, torna indietro da Travaglini, che apre tutto nella zona di Rossi, ma ancora il pallone è impreciso. Leti con le mani subito a cercare Aschavall. Che con la faccia va da Francesconi. Pallone in verticale di Francesconi a cercare Bucaletti. Che in mezzo a due non riesce a domesticare il pallone. Attenzione ad Acevalla al limite dell'area. Ancora Acevalla, ancora Acevalla. Attenzione a Acevalla, termina a terra all'interno dell'area di rigore. Niente secondo il direttore di gara, non c'è fallo. Secondo Gabriele Zangara. Ora ripartenza del Foiano con Rufini. È un 3 contro 3. Attenzione ancora Rufini. Rufini va via in mezzo a due. Troppo egoista qui Rufini. Però il pallone può essere ancora buono. No, termina in calcio d'angolo. Qui Rufini decisamente egoista, era riuscito a scartare molto bene un uomo. Poi ha voluto scartare con un tunnel il boio. Ma è stato bravo! Il centrale di Argilli a chiudere in calcio d'angolo. Erano diverse qui le soluzioni. Per Rufini, poteva. Allargare sul nuovo entrato Romani o comunque sulla destra dove c'era Pavani che si era defilato. Pronto Rufini sul punto di battuta? Rufini va al centro a cercare Travaglini che di tacco prova a deviare verso la porta, poi la conclusione da parte di Noscentini viene salvata sulla riga da parte di un giocatore della Sino Longhese non era Nocentini ma era Romani ora Ruffini spara la porta fa girare su Catalano che allarga su Nocentini e tanto spazio Nocentini torna ancora da Catalano pallone impreciso da parte di Nocentini Catalano che non si era neanche accorto del passaggio del compagno di squadra la Sinolunghese può ripartire Francesconi rallenta troppo il gioco qui Francesconi si erano alzati bene quattro attaccanti della Sinolunghese Francesconi preferisce tornare dietro e continuare il giro. Palla Leti. Va nella zona di Boio. Papa, apre su Cavallini. Che ha un po' di spazio. Cavallini va al centro a cercare Bucaletti. Che anticipa troppo la diagonale. Leti riesce a tenere in campo il pallone. Prova a andare nell'uno contro uno contro Rossi. Perde il contrasto. E dunque sarà rimessa con le mani per. La nuova Foiano non era Rossi, ma era Romani che guadagna questa rimessa laterale. Con tutta calma va Vichy, pronto con le mani. Il capitano del Foiano, a due minuti e mezzo dal termine. C'era sicuramente almeno un paio di minuti di recupero visti diversi infortuni. Qui erroraccio da parte di Ceci. Che può innescare la corsa di Pavani che riesce a recuperare la sfera su Ceci. Attenzione a Pavani. Gestisce il pallone e va da Rufini. Rufini ha tanto spazio. Prova ad allargare il gioco ma lo fa in modo impreciso. Papa è bravo ad appostarsi e a guadagnare la, la sfera. Poi sulla ripartenza Rossi stende Bucaletti. Sarà dunque calcio di punizione qui per la Sinalunghese. Ci poteva stare la munizione per Rossi visto che Bucaletti sta mandando in ripartenza Iboio Francesconi in verticale nella zona di Cavallini che va da Bucaletti Bucaletti Leti nel 2 contro 1 Leti prova a restare in piedi poi con un guizzo guadagna rimessa con le mani proprio Leti Va da Bucaletti, ancora. L'Eti prova il cross al centro di Testa Vichi, di Testa Travaglini, di Testa. Prova ad andare Rossi, ma alla fine è Romani che mette tutti d'accordo e spara lontano nella zona di Ceci. Che rinvia dove c'è Bucaletti che è tutto solo. Bucaletti può mettere il cross al centro, ed è così, pallone sballato da parte del numero 10 della sera Longhese Aveva spazio e tempo per poter far meglio. Rimessa con le mani per la squadra di Casa. Leti prova il cross al centro col piattone, a Chaval attenzione all'interno dell'area di rigore, Vichi libera, ma ancora Francesconi di testa, Travaglini colpisce con la testa, poi l'erroraccio da parte, attenzione ancora, e poi c'è il gol da parte di Chaval che va a riportare in pareggio la situazione qui al Carlo Angeletti, 1 a uno, qui il maestoso tra Sino Lunghese e Fogliano, erroraccio da parte della difesa di Zacchei che... Lascia il pallone nella disponibilità di Doca Brent che col mancino va a tirare verso la porta di Bettoni, che respinge in malo modo sul pallone. Si avventa a Chaval che col piattone mancino riporta in parità la situazione qui a Siena Lunga. Tre minuti di recupero, il gol è arrivato proprio allo scoccare del 45-45. Catalano Catalano che lì al limite dell'aria ha commesso anche lui un grosso errore, ha voluto giocare il pallone in una zona molto rischiosa, con la sinalonghese tutta in avanti, e da lì è nato il gol. Che ha riportato in parità la situazione qui al Carlo Angeletto. Ora la Sinalonghese sulle ali dell'entusiasmo. Cavallini va al 2 contro 1. Ancora Cavallini l'uno contro tutti riesce ad allargare in modo perfetto su Leti che ha tanto spazio per mettere il pallone al centro Leti va al centro a cercare Doca che con la punta di Mancino riesce soltanto a sfiorare il pallone che termina nelle braccia di Bettoni ancora un errore da parte del Foiano che però riesce a rientrare in possesso del pallone Romani su Solomon che qui ha un po' di spazio Solomon contro Achaval che è tornato addirittura a fare il terzino per chiudere sul numero 7 del Foiano. Rimessa con le mani per la Sino lunghese. Qui doveva liberarsi prima del pallone Solomon. Ha aspettato troppo il numero 7 del Foiano. Leti con le mani. Aciaval un po' in affanno dopo questo gran recupero difensivo. Aciaval sulla linea dell'out però il pallone era già uscito. Rimessa con le mani per Yamaranto. Uh, Vichi pronto a battere con le mani. guadagna qualche metro Vichi. Catalano apre nella zona di Bruschi che ha tanto spazio. Catalano Ancora Bruschi. Si è dato un po' a chiudere. Bruschi riesce in qualche modo a calciare in avanti. Però recupera la difesa della Siena Longhese. Con Francesconi che ha provato subito un pallone in verticale. Nella zona di nessuno però. Vichi. Ancora Catalano. Apre il gioco sulla zona di Nocentini. Solomon. Viene chiuso da Papa in falo laterale. Con le mani pronto Nocentini, torna indietro Tabruschi, Travaglini, ma non c'è più tempo, finisce la prima frazione qui al Carlo Angeletti, 1-1 fra Sinalunghese e Foiano, Ruffini porta avanti il Foiano al 25esimo grazie a un tapin vincente dopo un bel tiro da parte di Nocentini e al 45esimo. Dopo 25 minuti esatti chi risponde a Chaval che a sua volta con un topping sul tiro di Brent riporta in parità la situazione qui allo stadio di Sinalunga. Una partita molto combattuta, ricordiamo la Sinalunghese in 10 uomini dal ventesimo del primo tempo per l'espulsione da parte di Corsetti. espulsione che a mio parere ci può stare su Verdelli che poi è stato costretto ad uscire. Due cambi. Proprio Verdelli ha dovuto lasciare il posto a Romani e Trombesi ha dovuto lasciare il posto a Leti per rimettere a posto la linea difensiva della Siena Lunghese. Noi ci fermiamo qualche minuto qui per un attimo di pausa, per riprendere un attimo di brio e poi ci vediamo tra pochissimo per il secondo tempo di Siena Lunghese-Foiano. Tornati in diretta qui dal Carlo Angeletti di Sinalunga per il maestoso Sinalunghese Foiano. Guardiamo il punteggio sull'1 1 con le reti prima di Rufini e poi a Chaval check del direttore di gara eh, il signor Zangara della sezione di Catanzaro ultimi check. E se 45 minuti sono stati iscritti. Ora abbiamo altri 45 minuti da scrivere e via al secondo tempo tra Siena Longhese e Foiano. La Siena Longhese attaccherà da destra verso sinistra, mentre il Foiano da sinistra verso destra. Primo tempo, sicuramente meglio il Foiano con tante occasioni. La Siena Longhese sta soffrendo anche l'inferiorità numerica per l'espulsione al ventesimo da parte di Corsetti. C'è stato anche un altro cambio, il secondo cambio per il Foiano. È entrato Di Mambro per Bruschi. Infortunato sì al quadricipite. Ora allora Cavallini. Conduce palla. Ora allora indietro da Francesconi. Ancora Cavallini. Tanto spazio per Brent, ma in posizione di offside. Sarà dunque calcio di punizione per il Foiano. Ricordiamo che la munizione di Boio. E I due cambi del primo tempo del primo tempo uscito trombesi perleti e verdelli infortunatosi sul rosso che è costato l'espulsione a corsetti è entrato romani a centrocampo di mambro si trascina al pallone in out Francesconi attaccato da Solomon, va da Papa. Ancora Papa torna indietro da boio che va addirittura nella zona di Marini. Lancio lungo a cercare Brent che non può arrivare su questo pallone, che termina direttamente in out. Rimessa con le mani per la nuova Foiano. Di Mambro è pronto A rimettere in gioco Lo fa nella zona di Pavani Boio ci mette la gamba Catalano apre il gioco nella zona di Rossi Che prova ad andare in verticale Poi con un rimpallo riesce comunque a servire Romani Sul lato di sinistra Romani contro Bucaletti Bravo Romani ad andare via Ma il ritorno di Bucaletti Costringe a perdere il pallone al numero 15 del Foiano Cecci Bucaletti Ancora Bucaletti prova ad andare in verticale a cercare Brent Travaglini però ferma il pallone. Ora Solomon mette il pallone fuori. Per... Perché Brent è terminato a terra nello scontro con Travaglini. Sembrava aver preso comunque pulito il pallone. Il centrale di difesa del Foiano, papa. È pronto. Con le mani a restituire il pallone al Foiano. Lo fa Cavallini. Di Mambro, cercare Nocentini, teo pallone sopra e torna indietro da Di Mambro gira dalla porta opposta dove c'è tutto solo vicky Che ha tanto campo, lancia a lungo, cercare la spizzata di Pavani. Il Boio, in qualche modo, sfiora il pallone che termina nei piedi di papa che rinvia di destro nella zona di Catalano. Catalano gestisce il pallone su Francesconi con qualche rischio. Poi va da Nocentini che torna indietro da Di Mambro. Bettoni molto bassa in questo inizio di secondo tempo. La siralunghese lunghese con questo 4-3-2. Pallone in verticale a cercare Nocentini, gli passa molto bene avanti Papa, ma Nocentini rientra in possesso della sfera e guadagna rimessa dal fondo. Sembrava essere stato Papa a toccare il pallone per ultimo, non secondo il primo assistente Luzzi al -Kid. Ora calcio lungo da parte di Leti. A mette fuori Romani ancora Leti con le mani. Va a cercare Brent. Che tutto solo può stoppare il pallone. E torna indietro da Leti. Ora Buca Letti col tacco. Prova a innescare. Brent. Ma recupera molto bene. Catalano. Calcio lungo da parte di Travaglini per Pavani. Che era in posizione di offside. Il lettore di gara. Sembra non aver visto. La bandiera alzata, si continua dunque. Nocentini, Solomon, gestisce la sfera. Solomon, Vichi Catalano apre il gioco nella zona di Rossi che torna indietro ancora da Vichi, anzi Travaglini, apre su Di Mambro. Ancora Travaglini, giro palla. Fra i tre centrali del Foiano, Vichi in verticale. Questa volta a cercare Romani che di testa allarga su Rufini. Che perde il pallone. Ora Francesconi può ripartire per la lunghese, Brent protegge il pallone in modo perfetto. E può asservire Leti. Marini, rinvia a lungo a cercare a Chaval che stoppa il pallone un po' in solitudine, apre il gioco su Leti. Leti si accentra e d'esterno prova a cambiare il gioco, con un rimpallo riesce a Chaval a riconquistare il pallone, attenzione a Bucaletti, Bucaletti all'interno dell'area di rigore, ancora Bucaletti, prova il cross al centro. Romani prova a lasciare il pallone lì. Che rischio per il Foiano, il pallone che non riusciva a rinviare, attenzione ora a Rufini, Rufini attenzione. Rufini ha provato l'uno contro tutti, Ceci l'ha sbilanciato. Secondo direttore, direttore di gara in modo corretto, però sarà rimessa con le mani per la squadra. Ospite. Grande occasione in precedenza per la Siena Lunghese con Bucaletti che prova a mettere un pallone al centro. Ma nessun attaccante della Siena Lunghese riesce a ribadire in porta. Rossi con le mani, va da Rufini, protegge il pallone. Rufini va da Romani, Catalano, un po' di spazio, va in verticale a cercare Nocentini, ma il pallone sembra essere lungo ed è così. Trovato con un'acrobazia a tenere in campo il pallone. Nocentini, ma la sfera è terminata in out. Marini sul punto di battuta allarga su Leti che ha tanto spazio. Bocaletti, molto, molto basso a prendere questo pallone. Francesconi in verticale a cercare la corsa di Brent. Travaglini chiude con il piattone mancino in faro laterale. pronto con le mani letti cercare Brent che serve Bucaletti attenzione a Cavallini non riesce ad intervenire sul pallone poi il contrasto vinto da Cavallini attenzione Cavallini all'interno dell'area di il cross al centro nella zona di Asciaval chiude in modo stoico Travaglini e concede calcio d'angolo a Sino Lunghese il primo di questo secondo tempo il quarto in totale per il Rosso -Blu. Pronto proprio Cavallini a battere questo calcio d'angolo. Con il mancino andrà il pallone ad uscire. Va Cavallini al centro. Pallone completamente sballato. Attenzione alla ripartenza della del Foiano. Rufini prova il pallone in verticale a cercare Romani. Chiude in qualche modo Ceci, anzi Leti. Poi pallone in verticale da parte di un difensore del Foiano nella zona di Marini. Sistemano le due squadre per un nuovo giro palla. Ceci in verticale a cercare a Chaval, ma Vichy può stoppare il pallone in tutta tranquillità e farlo girare nella zona di Rossi, che torna addirittura nella zona di Bettoni. Cambio di gioco da parte di Bettoni dove c'è Cavallini che può gestire la sfera. Francesconi verso Brent che protegge la sfera. Bravo Solomon a recuperare il pallone. Catalano. Va da Ruffini. Rufini cambio di gioco a cercare Pavani attenzione: Pavani all'uno contro uno con Papa, ma è bravo il numero 3 della Siena lunghese ad ostacolare Pavani in modo regolare. Cavallini, papa. Caccia a lungo. A cercare Brent che di testa serve a Chaval. Chaval gestisce la sfera nella zona di Francesconi che innesca la corsa di Cavallini. Attenzione Cavallini, può andare fino in fondo. Cavallini il mancino. Pallone che termina ampiamente sul fondo. Qui azione un po' confusa ma decisamente efficace da parte della Siena lunghese. Con Cavallini che era arrivato fino in fondo. Poi ha deciso di calciare verso la porta di Bettoni, nonostante al centro ci fosse Doca Brent. Il pallone è terminato ampiamente sul fondo tra Chaval che è a terra dopo un colpo subito da Travaglini. Colloquio con il direttore di gara. Pronto a battere la rimessa dal fondo Bettoni. Ancora un rischio qui per il Foiano già la seconda occasione per la Sinolonghese in questo secondo tempo, potenziale occasione. Noscentini prova ad aprire su Pavani, ma è bravo Papa a fare buona guardia. Francesconi, Ceci, Zacchei si arrabbia tantissimo con Son, voleva un pressing diverso, qui è bravo Di Mambro a recuperare il pallone, poi Bucaletti lo strappa via dai piedi. Di Solomon, ancora a Doca prova a far passare un pallone in una zona dove non era possibile farlo passare. Recupera il pallone catalano che ne esca al contropiede. Rufini in possesso di palla il numero 10 del Foiano su Iboio che viene atterrato. Attenzione, Iboio ora può condurre il pallone, viene chiuso da Travaglini. Attenzione, qui spazio per il Foiano, Pavani, Nocentini, Solomon. Quella triangolazione qui del Foiano con uh, Travaglini. Che guadagna rimessa laterale, che stato a mio avviso in precedenza. Il fallo di Boio su un uh, molto estruso Rufini in quell'occasione è andato via molto bene al centrale difesa della Sinohese. Che dopo aver conquistato il pallone, non è riuscito a scaricarlo su un compagno di squadra. Nocentini verso Catalano viene attaccato molto bene da Aciaval che va via in velocità. Açaal apre il gioco in modo non preciso nella zona di Bucaletti che torna indietro da Leti. Francesconi va da Cecci che torna indietro da Marini. Marini pronto a calciare lungo nella zona di Bucaletti che mette giù un gran pallone. Bucaletti innesca la corsa di Leti. Attenzione Leti, qui ha tanto spazio. Leti sul fondo mette il cross al centro a cercare Ciaval. e è 2 1 Sira Lunghese. Nonostante l'imperialità numerica, la squadra di Argilli si porta in vantaggio qui a Carlo Angeletti. La ribaltata a Ciaval. doppietta per lui. Ma che errore ancora una volta da parte della difesa del Foiano, che ha lasciato tutto solo Leti di crossare. Che con un pallone precisissimo per la testa del numero 11, rosso blu. Che, che porta in vantaggio la squadra di casa e dunque 2 a 1 qui a Carlo Angeletti. Risultanza rabbiosa da parte del numero 11 della Siena Longhese. Pronto un nuovo cambio per la squadra di Zacchei. Sta per entrare verges carraro gustavo ed uscirà nocentini un po sorpresa questo cambio nocentini comunque stava giocando una buona partita dunque al 59esimo a chaval Ribalta l'1-0 iniziale siglato da Rufini ed è 2-1 per la Sinalonghese in questo maestoso che sta regalando tante emozioni quest'oggi. Pavani carica i suoi compagni di squadra. Vuole cercare di riportare in parità le cose fin da subito, Travaglini. Cambio gioco dove l'Eti può stoppare il pallone con tutta tranquillità e tornare indietro. Da Marini, che ha spazio in verticale da Bucaletti che stoppa il pallone tutto solo. Francesconi, Bucaletti. Cambio di gioco dove c'è Papa tutto solo che può gestire la sfera. Cavallini in verticale. La zona di Brent, ma Travaghini ha un grande vantaggio. Ma... Sulla pressione del numero 9 della Siena Longhese è costretto a buttare il pallone in faro laterale. Papa. Va nella zona di Brent. Brent protegge la sfera. E purtroppo per lui il pallone termina direttamente sul fondo. Non si era capito con Cavallini. Ora Vicky va da Catalano. Si è abbassato molto, molto lungo in questo secondo tempo. Il Foiano non è riuscito a rientrare in modo compatto come aveva iniziato il primo tempo. Zacchei ha messo dentro una prima punta. Ora molto offensivo, il, la squadra di Zacchei sembra essersi messa. 4-3-3 con Pavani, Verges e Rufini a comporre la linea d'attacco. Solomon, Catalano e Romani a centrocampo. E Di Mambro, Travaglini, Vichi e Rossi a comporre la linea difensiva. Papa. Da Brent riesce a servire Cavallini ma Di Mambro scivolata riesce a recuperare il pallone Catalano gira su Vichi Rossi ancora Vichi in verticale ma Leti fa buona guardia e riesce a recuperare il pallone attenzione qui Papa che deve spazzare per il pressing da parte di Pavani Catalano apre il gioco nella zona di Rossi ma Bucaletti si inserisce e prova la verticalizzazione su Asciaval, Bucaletti dalla distanza provato il gol della domenica Bucaletti Pallone termina alto sulla traversa di Bettoni. Foiano in questo secondo tempo in bambola non è ancora riuscito a esprimere la mole di gioco che aveva considerato tutto sommato dominato il primo tempo. Ora gran numero da parte di Asciabal a centrocampo. Francesconi. Marini molto arrabbiato. Zac in panchina per questo rientro in campo da parte del Foiano, giro palla da parte della Siena Longhese con uh, i suoi difensori. Marini calcia lungo cercare a cercare Chaval che riesce in qualche modo a servire Bucaletti. Doca Brent ha tanto spazio. Doca Brent all'uno contro uno con Di Mambro. Preferisce tornare indietro da Cavallini. Cavallini si è andato un po' a chiudere. Grazie al pressing di Solomon. Ma poi apre il gioco su Francesconi. Attenzione al pallone di ritorno. Verso Cavallini. Uno contro uno con Di Mambro. Si sono agganciati. I due. Sembrava comunque non esserci il fallo da parte di Di Mambro. Avevano sbracciato entrambi. Rossi verso Catalano. Mambro conduce il pallone in solitaria al numero 13 del Foiano. Travaglini verso Vichi apre il gioco. La zona di Rufini: Rufini taglia tutto il campo, poi il pallone in verticale a cercare Pavani. Interviene di testa Papa. Solomon gestisce la sfera, prova al tiro. Viene rimpalato proprio da Francesco Papa. Ora Pavani sull'out di destra gestisce la sfera va da Rufini che va via Bucaletti ancora Rufini chiuso da Francesconi ma ritorna ancora Rufini sulla sfera ora prova il cross al centro completamente sballato ma è sballato anche l'intervento da parte di Boio Papa fa balzare il pallone e poi Gustavo Verges di testa mette in out ferma il gioco il direttore di gara sia per l'intervento su Papa che sembra aver subito un colpo alla testa sia perché c'è un nuovo cambio nel Foiano entra il numero 14 Rescigno ed esce tutto sommato dopo una buona partita Gaetano Catalano Quarto cambio dunque per la nuova Foiano, ancora a terra Papa dopo il colpo ricevuto, ora si sta rialzando. Rimessa con le mani dunque per la nuova Foiano, pronto Di Mambro sul pallone. Con le mani Di Mambro. Lungo a cercare Pavani che si aggancia un po' con i boi all'interno dell'area di rigore Bucaletti libera l'area della Siena Longhese. Travaglini contro Ciaval vince un contrasto. Ancora Travaglini prova a mettere il pallone al centro, ma viene chiuso da due calciatori della squadra di casa. Ora erroraccio da parte di Cavallini. Travaglini può mettere il pallone al centro nella terra di nessuno dove Leti con il petto appoggia a Marini. Non aveva attaccato bene in questa occasione l'area di rigore gli attaccanti del Foiano. Buono qualcosa da parte di Travaglini, ma nessuno è intervenuto sul pallone. Travaglini di testa interviene Papa ora. Che può andare via, ma chiude tutto il nuovo entrato. Rescigno. Papa. Al 67esimo è. Avanti 2-1 la Sina Lunghese sul Foiano. Ribaltato l'incontro la squadra di Argilli grazie alla doppietta di Achaval. Nonostante l'inferiorità numerica dal ventesimo del primo tempo. portiamo il rosso per Corsetti. Ora Bettoni esce in presa bassa per ripartire il gioco. Consegnato il pallone nei piedi di Rescigno che allarga su Rossi. Vichi gestisce la sfera andando da Travaglini, che non aggancia in modo perfetto, ma è tutto sole. Può recuperare la sfera. Rescigno, molto lungo il Foiano, molto bassa la sino-lunghese. Questo non permette il giro palla del primo tempo che faceva il Foiano. Ora viene steso Solomon, ma fallosamente secondo il direttore di gara Papa calcia lungo nella terra di Bettoni che fa ripartire la manovra Vichi, Rescigno Rossi che ha un po' di campo prova a chiuderlo Bucaletti Rossi contro Bucaletti va al centro dove c'è Romani, Romani ha un po' di spazio Ruleta da parte di Romani che va da Rufini che sbaglia tutto e consegna il pallone a a Brent, Cavallini, Papa, Marini. Calcio lungo a cercare a Chaval eh? che non può arrivare sul pallone per il buon intervento da parte di Rossi che sbaglia l'aggancio e concede rimessa con le mani alla sinalunghese. Ora si è accasciato a terra Rossi. Si sta toccando. Il flessore, forse è crampi per lui. Ricordiamo: il Fogliano ha già fatto quattro cambi. Rimessa con le mani per la Sinalunghese, pronto a battere l'Eti. E ti chiama Se i suoi compagni di squadra vuole, qualcuno gli dia manforte a Chaval. Stoppa il pallone, ma Rescigno glielo strappa via dai piedi. Travaglini allarga in malo modo la zona di Di Mambro. Pavani è costretto a rincorrere il pallone. Ancora Rescigno, non bene oggi. Copia piedi Travaglini, Scigno cambio gioco nella zona di Rossi che aggancia il pallone. Ma è bravo Bucaletti a recuperare la sfera. A Chaval ancora Bucaletti. Che con tutta calma, prova l'Euro, ma Bettoni può stoppare il pallone senza problemi qui. Forse un eccesso di estrosità da parte di Bucaletti. C'era Brent. Tutto solo dalla parte opposta, Rimambro Che ha un po' di campo prova ad andare in verticale. Chiuso da Brent. anche lui sta accusando Trampi, cambio nella sino lunghese il secondo cambio per argilli entra il numero 18 canapini ed uscirà proprio doca brent che sarà accasciato per crampi buona la partita di doca brent Tanto sacrificio, tanti palloni difesi per lui quest'oggi. Ha dimostrato tanto coraggio e grinta il numero 9 della Siena Longhese. Ora si alza dunque, Bucaletti accanto a Chaval, mentre Canapini andrà a centrocampo insieme a Cavallini e Francesconi. Ora giro palla del Foiano con Di Mambro che. Ha tantissimo spazio, va da Pavani che torna da Rescigno. Ancora Pavani. Pavani all'uno contro uno con la ciaballa. È costretto a tornare indietro nella zona di Travaglini. Vichi tutto solo allarga nella zona di Rossi che ora viene attaccato da Canapini. Prova il pallone in verticale a cercare. Rufini ma recupera bene la difesa della Sinalunghese. Ora Cavallini ha provato subito il cambio gioco nella zona di Canapini, che con gran velocità riesce a tenere in campo il pallone. Ma Rossi fa buona guardia e recupera la sfera. Rescigno. Vichi. Vichi può portare il pallone, Ora contrastato da Canapini. Attenzione a Bucaletti che può involarsi nell'uno contro uno. Attenzione. Bucaletti contro Travaglini, Bucaletti si defila, prova il pallone al centro e qui Carapini non ci ha creduto uno contro uno di Bucaletti contro Travaglini dopo l'erroraccio da parte di Vichi sarà dunque rimessa dal fondo esce Rossi ed entra Marco Tenti che sembrava non poter essere dell'incontro, causa infortunio invece è costretto ad entrare. Probabilmente per l'infortunio da parte di Rossi. Crampi per lui lo costringono ad uscire in questo secondo tempo del maestoso fra Sinalunghese e Foiano. Ricordiamo il gol nel primo tempo da parte di Rufini e da Chaval, che poi si è ripetuto all'inizio di secondo tempo al 57 per il gol che ha portato in vantaggio la Sino lunghese ora gran palla per Tenti da parte di Rufini chiude tutto Canapini Tenti con le mani va dal Rescigno che stoppa il e stoppa al pallone lo fa girare su Romani ancora Romani torna indietro da Vicky che ha tanto spazio Rescigno cambia di gioco, molto preciso a cercare Pavani che va l'uno contro uno con Pavani. Ora allora in mezzo di Pavani Solomon per un soffio non arriva sul pallone per il grande intervento da parte di Ceci che chiude in falo laterale. Però un grande pallone messo al centro da Pavani. Rescigno per Di Mambro che mette ancora al centro a cercare Solomon, ma libera tutto i boio. Romani prova a far ripartire la manovra offensiva da parte del Foiano. Ma il pallone per Rufine è imprendibile. Che poi va a commettere fallo su Leti, calcio di punizione per uh, la sino Lunghese che è, pronto, che è pronta ad effettuare il terzo cambio. Sta per entrare Nassi. Marini calciolungo a, a cercare Achaval. Vichi interviene di testa. Ma Allarga troppo il gomito e l'arbitro decide di espellere il rosso diretto per Francesco Vichi. Per questo intervento su Achaval, gomito troppo alto da parte di Vichi. Qui sembrava però fosse da giallo l'intervento e non da rosso. Sembra decisamente. Una punizione troppo severa, questo rosso diretto ai danni di Francesco Vichi. Dunque si ristabilisce la parità numerica tra Sinalonghi e Foiano. Zaccheva a colloquio con Romani. Probabilmente gli sta chiedendo di prendere il posto di Vichi, anzi, no. Vediamo se si abbasserà Solomon come terzino e Di Mambro. Si affiancherà a Travaglini. Dunque, un, un altro duro colpo per la nuova Foiano dopo aver subito il uh, gol del vantaggio da parte di Aciavallo. Ora il rosso diretto per Francesco Vichi. Calcio di punizione dunque per la Sino Longhese. Sul punto di battuta, Leti. Vedremo se la giocherà vicino. Andrà direttamente nel mezzo a cercare un suo compagno di squadra. Si è alzato i boio, però darà a colpire di testa insieme a lui. a chaval Cavallini e Bucaletti. Oltre a Canapini. Leti al centro a cercare a chaval Interviene di testa Solomon. E Bettoni può bloccare senza problemi. Va subito da Tenti. Bettoni ha un po' di spazio ma viene chiuso da Bucaletti. Rescigno fa girare il pallone nella zona di Travaglini. Di Mambro allarga nella zona di Solomon. Romani prova ad andare via a Francesconi. Che secondo il direttore di gara commette fallo. Sarà dunque calcio di punizione per il Foiano sul punto di battuta. rescigno che fa girare il pallone su Di Mambro. Di Mambro che si è affiancato a Travaglini e Solomon che dovrà fare tutta la fascia da terzino a esterno d'attacco. si incarta un po' sull'attacco da parte di Leti, ma riesce comunque a rimanere in possesso di palla. Ora Rufini. Sull'Eti fa girare sul Recigno da questa parte. Ha tanto spazio Solomon che riesce ad aggangiare un pallone non semplice. Poi un tocco di mano da parte del numero 7 del Foiano, viene ravvisato dal direttore di gara. Sarà dunque calcio di punizione per la Sinalunghese. Qui Recigno poteva e doveva fare meglio su questo cambio di gioco. Solomon aveva tanto spazio. Marini calcia a lungo a cercare a Chaval, Di Mambro chiude in out sul numero 11 della Siena Longhese. Papa pronto a battere con le mani. Va a cercare a Chaval che va via a Solomon. Poi Di Mambro si mette fra uomo e pallone, poi perde. Il controllo della sfera su Achaval Che nel 2 contro 1. Poi perde la sfera. Ora Solomon rinvia direttamente sui piedi di Francesconi che fa girare il pallone su Papa. Papa torna indietro da Ceci, che torna ancora indietro da Marini. Era un po' fuori posizione. E Boglio. Boglio va via su Pavani, che lo stende da dietro, ed è giallo per Pavani anche qui probabilmente giallo decisamente esagerato sì. marini pronto a battere questo calcio di punizione va a lungo a cercare a Shaval, ma il pallone è impreciso sarà rimessa con le mani per la nuova foiano ora Gioco un po' spezzettato in questi ultimi minuti. Dopo il rosso di Vichi al 74esimo, Foiano sembra aver accusato ancora un nuovo colpo a 10 dal termine. Avanti la Siena Lunghese di un gol, grazie alla doppietta di Achaval, Travaglini verso Tenti, pallone in verticale a cercare Gustavo che guadagna, rimessa con le mani, punto ancora attenti con le mani, torna indietro da Travaglini. che va da Bettoni, addirittura da Bettoni, davvero molto bassi i centrali de del Foiano, Rescigno verticale a cercare Pavani, ma il pallone è impreciso, può gestirlo Papa che viene attaccato proprio da Pavani e è costretto a metterlo... In fallo laterale sarà dunque rimessa con le mani per il Foiano. Pronto Solomon. Battere questa rimessa. Prende una grande rincorsa Solomon per rimettere in gioco. Va direttamente al centro dove c'è Pavani. Boglio tocca di testa. Poi Marini interviene su un rimpallo che ha coinvolto anche Ceci. provato lo stacco Pavani, ma i Boio è stato più bravo nel colpire di testa. Ravaghini respinge questo rinvio con la testa dove i Boio può gestire la sfera. Papa i Boio. Ancora Marini pressing un po' confusionale da parte di uomini di Osaka che che questo secondo tempo non sono riusciti a creare quella mole di gioco che il primo tempo gli aveva permesso di andare avanti 1-0. E di dominare l'incontro nonostante poi al 45esimo a Ciavalla avesse rimesso in parete le cose. Ora Canapini tocca verso Cavallini. Attenzione, può esserci un 2 contro 1, ma è bravo Travaglini a recuperare la sfera. Tenti uno contro uno. Con Canapini va da ruffini ma viene steso in malo modo. Tenti. Un colpo forse all'altezza del ginocchio per uh, Tenti. Ginocchio vistosamente fasciato per uh, il numero 20 del Foiano. Canapini va da Di Mambro. Travaglini. Gustavo può proteggere il pallone e esca subito la velocità di Solomon, Solomon contro Papa che è bravo a far scorrere il pallone sul fondo, non eh, preciso il pallone da parte di Verges-Gustavo, rimessa dal fondo per la sino-longhese, pronto Marini a battere, corto, anzi no, piaceci che i boio salgono dunque, Rinviera lungo, probabilmente nella zona di Achaval. Ed è così. Achaval prova ad andare allo stacco di testa, ma Travaglini domina e riesce anche a servire Romani. Solomon, cambio di gioco nella terra di nessuno, dove l'Eti può intervenire. Poi Rufini recupera il pallone, e ora Gustavo può portare il pallone d'esterno, prova a mettere al centro dove c'era Pavani, ma il pallone è troppo lungo. E Iboio e Marini possono fare buona guardia. Intanto è già diversi minuti che Nassi è pronto ad entrare in campo. Qui sulla linea mediana. Tenti nel palleggio, riesce a servire Canapini che va in verticale nella zona di Pavani. Marini esce con i piedi con tutta tranquillità, qui va, rischiato un po' la retroguardia della Sina Lunghese, Canapini recupera la sfera, Romani, ancora Canapini, e, scusatemi, Rescigno, Iboio chiude questo pallone in verticale da parte del numero 14 del Foiano, Iboio si prende qualche rischio, ma fa girare comunque il pallone nella zo zona di Ceci che allarga su Leti, che prova il numero su Romani, che è bravissimo a chiuderlo, ora attenzione a Rufini. Va ancora da Romani, che può mettere il pallone al centro, respinto proprio dall'Etica. Va recuperato Canapini, alza la sfera per Achaval. Ancora Canapini che va via ad un avversario 3 contro 2. Canapini prova il pallone al centro verso Bucaletti, Travaghini. Sbaglia l'intervento, svirgola la sfera. Tenti in qualche modo, tiene la sfera in campo, ma ancora nei piedi di Canapini che poi va a spingere Di Mambro sarà dunque calcio di punizione per il Foiano Rescigno per Rufini che prova la sventagliata verso Pavani ma il pallone è impreciso e si arrabbia tantissimo Zacchei Marini calcia a lungo nella zona però di Solomon che può gestire il pallone. Guadagna rimessa con le mani. Finalmente è pronto ad entrare Nassi, per la Siena Longhese. Vedremo chi uscirà per fare spazio al numero 13 se non ho visto male, sì, è proprio Bucaletti ad uscire. Dunque cambio difensivo per Argilli che per questi ultimi 4 minuti inserisce un uomo in più di difesa. Probabilmente andrà a fare il terzino davanti a Papa. Nassi mm, ah sì. ora. Tenti, attenzione al limite dell'aria, prova ad andare via. Beh, ci potesse stare il fallo su Tenti, non secondo il direttore di gara. A Chaval chiuso da Di Mambro. Poi Rescigno è bravo ad andare alla conduzione del pallone, allarga su Pavani. Pavani uno contro 1. Canapini va bene via. Ancora Pavani, Gustavo va al centro a cercare Tenti, che però era terminato in posizione di offside. Si disinteressa del pallone e così la signora Longhese può liberare in fallo laterale. Tenti è pronto a battere con le mani. Tenti chiama a sé un suo compagno di squadra. Gustavo di testa restituisce in qualche modo il pallone a Tenti che danza sulla linea del fondo e riesce a mettere il pallone al centro dove Pavani non arriva per un soffio. Solomon dà il pallone a Rufini che va via in mezzo a due. Viene steso al limite dell'aria. Niente fallo per il secondo il direttore di gara. Ma recupera ancora la sfera. Il Foiano che ora sta provando la massima pressione in questi ultimi tre minuti di gara. Di Mambro va via ad Dachaval. Poi allarga il gioco su Tenti che va al centro a cercare un suo compagno di squadra. Invece no, cambia il gioco su Solomon che prova al destro. Deviato da Papa. Qui. Il destro di Solomon sembrava essere indirizzato verso la porta di Marini. Papa decisivo. Primo calcio d'angolo in questo secondo tempo per la nuova Foiano. Sale dunque a quota a tre angoli. La squadra di Zacchei. Sul pallone è eh, pronto Rescigno. A battere verso il centro. Va Rescigno al centro a cercare. Ruffini che con la sua doppietta riporta in parità le cose qui a Carlo Angeletti uno stacco imperioso da parte del numero 10 a Taranto Amaranto riporta in parità le cose ma davvero un gran gol da parte di Ruffini 2 a 2 qui a Carlo Angeletti cross al centro perfetto da parte di Rescigno che pesca il suo numero 10 dunque alla doppietta di Achaval risponde la doppietta di Ruffini che nell'esultanza si toglie anche la maglia e dunque prenderà un cartellino giallo che ha davvero un sapore buonissimo perché questo è un gol importantissimo a un minuto dal termine. Questa volta è il Foiano a rimettere in parità le cose. Zacchei vuole. Che la sua squadra continui a macinare il gioco. Ceci prova ad allargare su Nassi. Interviene Solomon di testa. Bravo Romani ad andare via su Cavallini. Poi il mancino di Romani non capisce l'idea. Pavani che era venuto incontro a chiedere il pallone nei piedi. Ora Leti. Calcio lungo a cercare a Chaval. Bettoni esce di testa. Attenzione perché qui a Chaval ha subito un colpo davvero duro da Bettoni, che anche lui sembra essersi fatto molto male. Scontro davvero duro fra i due che probabilmente si sono colpiti con la testa. Intanto vengono segnalati 4 minuti di recupero. Tra l'altro Ashabal era partito anche in posizione di offside, il, direttore, il secondo assistente Kemis ha alzato la bandierina per segnalare l'offside. A terra i due calciatori, portiamo Bettoni e Ashabal. Scontro veramente duro. Bettoni aveva provato ad intervenire proprio all'ultimo per chiudere. L'avanzata da parte di Ashaval Che ora viene addirittura portato via con uh, la barella, viene messa a sedere nella barella, pronto ad entrare, il numero 20 Alessi, calciatore classe 2004, che tanto sta facendo bene nelle giovanili della Sino unhese, ah, sembrano riuscire a recuperare. Ancora a terra è intervenuto anche lo staff della Misericordia per dare supporto allo staff medico della Sena Longhese. Probabilmente un colpo al collo, sembra toccarsi il collo. A Chaval. Probabilmente i quattro di recupero partiranno da quando si riprenderà a giocare. Zacchei chiamasse Romani per chiedergli di non mollare di continuare ad attaccare, sì, viene portato via in barella a Chaval, colpo veramente duro per lui. Ah, no, vengono segnalati altri due minuti di recupero, quindi saranno 6 minuti di recupero, 6 minuti di recupero dunque. Vengono aggiunti due ai già quattro segnalati. Era un bel applauso della tribuna, di tutta la tribuna del Carlo Angeletti per Aciaval. Viene applicato del ghiaccio all'altezza del viso. Colpo molto duro per lui. Cambio dunque nella Siena Lunghese, esce l'autore della doppietta Rosso -Blu, Gabriel Santiago Aschaval ed entra Alessi, ora attenzione proprio Alessi che va nel pressing offensivo a recuperare il pallone su Di Mambro, ancora Alessi prova a servire Canapini, rimane comunque in possesso di palla, il numero 20 appena entrato della Siena Lunghese, Francesconi, Ceci. La larga su Leti che mette il pallone al centro a cercare Lessi, libera di Mambro, ancora Francesconi, gira su Iboio, torna indietro, Iboio prova le verticalizzazioni su Cavallini che prova il numero su Travaghini, riesce in qualche modo a gestire la sfera Travaglini Solomon da Romani, Romani la difesa del pallone, Travaglini calcia lungo ma nella zona di Iboio. Che scivola sul pallone, ma Francesconi riesce comunque a recuperare il velo di Cavallini per Nassi. Era una grandissima idea, ma il giovane classe 2000 della Sena Lunghese non riesce a capire le intenzioni del compagno di squadra. Sarà dunque rimessa dal fondo per la nuova Foiano. Pronto Bettoni a rinviare dal fondo nella zona di Pavani che riesce a spizzare di testa nella zona di Gustavo. Poi in due riesce comunque Solomon ad andare verso Tenti che verticalizza nella zona però di Marini che può bloccare senza problemi. Marini calcia lungo nella zona di Nassi, ma Travaglini può spizzare di testa senza problemi nella zona di Rescigno che allarga su Tenti ancora Tenti nell'uno contro uno su Alessi va via bene il numero 20 Amaranto che probabilmente subisce anche un fallo continua a lottare invece no è proprio Tenti a commettere fallo su Canapini no, sembrava potesse esserci il fallo di Alessi su Tenti invece... Un secondo il direttore di gara che ha concesso calcio di punizione alla Sino Lunghese, Marini. Attenzione rinvia a lungo per via della pressione di Pavani. Alessi stoppa il pallone, ma era terminato in posizione di offside. Calcio di punizione per la nuova Foiano chiede ai suoi di salire tutti in attacco. Zacchei vuole provarci. Mister Filippo Zacchei. Rescigno pronta a battere questo calcio di punizione. Calcio a cercare Pavani, che mette al centro per Gustavo, la rovesciata di Gustavo, non inquadra la porta. E su questa acrobazia termina il maestoso. 2 a 2 fra Sinalunghese e Foiano. Alla doppietta di Rufini risponde la doppietta di Achaval, Poi costretto ad uscire, infortunato. In Barella dopo un colpo alla testa subito nel, nello scontro con Bettoni, partita al cardio palma qui al Carlo Angeletti 4 gol. 2 espulsioni, davvero tanta intensità messa in campo dalle due squadre. Un primo tempo che ha visto Yamaranto dominare la prima frazione, davvero una grande partita da parte della squadra di Zacchei Nel primo tempo, poi nel secondo tempo, nonostante l'inferiorità numerico per 20 minuti, la Sinalunghese è riuscita. a Uh, davvero a creare tantissime palle gol, a portarsi in vantaggio, a ribaltare l'incontro grazie alla seconda rete di Achaval. Ma poi all'89, all'ultimo minuto, la grandissima girata da parte di testa, da parte di Rufini, riporta sul 2 a 2 le cose, qui dal Carlo Angeletti. È tutto. Una grandissima partita. Vi auguro una buona domenica. Un grande ringraziamento va a Pietro Marconi, a Francesco Benincasa che hanno gestito la regia e a Martino Barbagli che alla telecamera vi ha mostrato le immagini di questo maestoso. Noi dunque ci vedremo la prossima partita in casa del Foiano dal Carlo Angeletti. È tutto, un saluto da Mario Zevolini e una buona domenica.